In questa splendida cornice del nostro Castello del Valentino siamo arrivati alla terza edizione di Architetti on the Job. Architetti on the Job, una professione in evoluzione. Ci piaceva molto questo titolo della professione in evoluzione perché crediamo che lo scenario attuale debba cogliere un'evoluzione. Abbiamo arricchito i nostri piani di studio, i piani di studio delle lauree magistrali con insegnamenti che non sono più quelli tradizionali, ma sono insegnamenti che mettono lo studente a confronto con periodi molto intensi di lavoro, come potrebbero essere workshop intensivi di progettazione o con stage di formazione e addirittura di esperienza diretta sul mondo del cantiere. Noi pensiamo che adeguare il progetto formativo dei corsi di studi in architettura alle esigenze del mondo della professione significa dare agli studenti un'opportunità e una risorsa. Quindi dobbiamo lavorare insieme e dobbiamo essere ottimisti. Architetti on the Job è un nuovo progetto dell'Ufficio Stage Job Placement che, grazie alla collaborazione dei professionisti e delle aziende del settore dell'architettura, vuole dare spazio, nuove possibilità, generare le nuove professionalità dei laureati del Politecnico di Torino. Questo incontro quindi assume un'importanza fondamentale per far sì che i nostri architetti possano trovare quelle che sono le offerte reali del mondo del lavoro attuale, nel quale inserirsi in modo soddisfacente, seguendo quelle che sono le loro aspirazioni e le loro professionalità, il loro talento. È questo che vogliamo promuovere. Io consiglio vivamente a tutti gli studenti di credere molto nel talento innato e oltre che ovviamente alla formazione accademica. Il talento è ciò che poi muove personalmente ognuno di noi in maniera differente. Ci vuole molta intraprendenza, un po' di coraggio perché in questo periodo ci vuole, bisogna essere flessibili, bisogna essere preparati ad affrontare le sfide che il mercato ci propone. Affrontare la propria carriera professionale cominciando da un'esperienza all'estero o più esperienze all'estero, anche non orientate all'inizio a quello che può essere lo sbocco finale, diciamo, della sua ambizione professionale. Tanto interesse, voglia di crescere, fiducia in se stessi, conoscenza delle lingue, l'inglese non basta, ma è quantomeno indispensabile, voglia di girare il mondo. La professione deve seguire l'evoluzione del mercato, un mercato che, ahimè, è fermo per quanto riguarda la progettazione, ma invece che ha bisogno di professionisti in grado di rivalutare il patrimonio costruito. Riuscire a coinvolgere quelle che sono gli skill e le conoscenze tecniche degli architetti può risultare sicuramente una cosa premiante. C'è un grande bisogno però di architetti bravi, di architetti preparati, di architetti capaci di rispondere alle esigenze, alle domande di qualità urbana, ambientale e del vivere che la società pone. Nella sessione pomeridiana sono presenti studi ed aziende che daranno la possibilità di confrontarsi proprio in uno spazio di incontro diretto con i professionisti. E saranno presenti infatti studi professionali dalle attività più classiche della progettazione al design, alla comunicazione visiva, al design di interni, agli eventi fieristici.